Filippine devastate, il tifone Yan si lascia alle spalle una scia di morte e distruzione, oltre 10.000 le vittime, massima allerta in Vietnam. Letta torna sull'IMU, la seconda rata non si pagherà, le coperture da banche e assicurazioni. Nel 2014 la ripresa, giudicatemi alla fine. Alfano a Sky TG24, Berlusconi sostenga il governo anche se decade, il Cavaliere lo gela, i ministri PDL ricordino il precedente di Fini. Epifani ai nostri microfoni assicura faremo chiarezza sui tesseramenti, sul candidato premier precisa non sarà necessariamente il segretario. Arrestato il disturbatore TV Gabriele Paolini, l'accusa è di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile, trovato materiale pedopornografico. Juventus spietata 3-0 al Napoli e si porta a meno 1 dalla Roma capolista fermata da Sassuolo, Milan sempre nel tunnel, in bilico Allegri. Edizione della mezzanotte, bentrovati in diretta su Sky TG24. Vi portiamo subito nelle Filippine. Dopo il devastante tifone Ayan si piangono le vittime, è il momento della conta dei danni. Il bilancio parla di migliaia di morti e di dispersi, ma l'emergenza ora riguarda i sopravvissuti perché mancano cibo e acqua potabile in molte aree del paese e ora l'allarme si sposta in Vietnam. I bilanci sono ancora provvisori, ma le stime si fanno sempre più catastrofiche. Il passaggio del tifone Ayan in questa parte del mondo ha lasciato intere città distrutte e sotto le macerie un numero imprecisato di vittime, con i soccorritori, che però forniscono cifre dell'ordine di decine di migliaia, tra questi un'alta percentuale costituita da minori e bambini. Colpiti dalla furia devastante di un ciclone che quando ha toccato terra aveva la forza dei venti che soffiavano oltre i 300 km orari con raffiche che hanno superato i 350 all'ora. Nella regione di Leyte, a Tacloban, i soccorritori si fanno lentamente strada tra la marea di detriti di ogni tipo che ricopre l'intera fascia costiera. Onde alte 6 metri hanno infatti devastato fino ad un chilometro dal litorale. Le televisioni locali trasmettono immagini dall'elicottero anche da altre città da cui manca ancora un bilancio delle vittime, come Guiyuan, la prima ad essere colpita e rasa al suolo. Intanto nel caldo tropicale, con la consapevolezza che ci vorranno giorni per recuperare tutti i cadaveri, c'è il concreto timore anche per il diffondersi di malattie. L'elettricità è ancora assente in vaste zone dell'area, le linee telefoniche restano fuori uso e il presidente filippino Benigno Aquino ha inviato i militari anche per vigilare su quella che si potrebbe trasformare in un'anarchia imperante, con episodi di sciacallaggio già registrati, e sta considerando di proclamare la legge marziale. La macchina degli aiuti internazionali si è intanto messa in moto, oltre i 7 milioni di euro da Londra, 3 milioni dall'Unione Europea. Gli Stati Uniti stanno inviando elicotteri, aerei, navi ed attrezzature per le ricerche e il salvataggio. L'UNICEF ripari, kit medici e sanitari. Mentre Ayan ora spaventa il Vietnam, dove il ciclone è atteso per le prossime ore, avrà una potenza ridotta, ma le autorità hanno già fatto evacuare 600.000 persone dalle aree costiere ed esercito e volontari stanno tentando di rinforzare gli argini delle zone maggiormente abitate, posizionando i sacchetti di sabbia anche sui tetti nella speranza che non vengano spazzati via dai forti venti. L'ecatombe delle Filippine non dovrebbe ripetersi, visto che Ayan ha perso parte della sua forza, ma il timore che alluvioni e smottamenti siano consistenti resta alto. Simona Vasta, Sky TG24. E in primo piano c'è ancora la legge di stabilità contro la quale inizia una settimana di mobilitazione dei sindacati. Legge di stabilità che è stata difesa dal premier Enrico Letta, che ha detto noi siamo stati i primi ad abbassare le tasse. Poi è tornato ancora sull'IMU ribadendo che la seconda rata non si pagherà. Non è una semplice difesa d'ufficio quella che Enrico Letta fa della legge di stabilità. Non solo per la prima volta dopo 5 anni si abbassano le tasse su imprese e famiglia senza intervenire sulla spesa pensionistica, ma quella che un tempo si chiamava manovra, per il premier è soprattutto un passo fondamentale per portare l'Italia fuori dalla crisi. Un obiettivo non vicino, c'è tutto un anno davanti ed è proprio alla fine del 2014 che il presidente del Consiglio chiede di rinviare il giudizio su di lui e sull'esecutivo a quando saranno stati ridotti i deficit e tasse, quasi una promessa da chi, ci tiene Letta a rimarcarlo, ha sempre mantenuto la parola data, come sull'IMU, per cui i fondi si troveranno. Le coperture saranno trovate e saranno indicate nei prossimi giorni attraverso anticipi che riguardano
attività finanziarie. Passaggi fondamentali in un paese che ha affrontato una crisi pesantissima. Se ne può uscire soltanto passo passo. Noi siamo partiti, abbiamo fatto un pezzo di strada, oggi siamo sull'oceano. È dura, è difficile, ma c'è un'unica possibilità. Andare avanti. Nel merito, la legge di stabilità, Letta ne è convinto, potrà essere migliorata dal Parlamento. Di certo, quando martedì comincerà il voto in commissione, i partiti dovranno sfrondare gli oltre 3.000 emendamenti. E se il PD punta a maggiore equità, a dargli, come dice Epifani, un'anima, Alfano ammette che forse il PDL ha puntato troppo in alto, ma chiarisce che l'intenzione del partito non è vendere le spiagge, bensì fare cassa con le concessioni demaniali. A meno di una decina di giorni dall'approdo in aula, dunque, l'incertezza la fa ancora da padrone. Il che non aiuta, fanno notare gli industriali. Siamo preoccupati, io ho già detto nel passato, esternato le mie preoccupazioni, e vediamo poi alla fine a bocce ferme. Intanto da lunedì comincerà la mobilitazione unitaria di CGIL, CISL e UIL, 4 ore di sciopero che coinvolgeranno tutti i settori e che, articolate territorialmente, andranno avanti fino a venerdì. Daria Paoletti, KTG24. Yeah.